Poirino, nobile antico comune piemontese, è posto al centro della pianura che, declinando dalle Alpi, è circoscritta dalle alture del Monferrato e dai contrafforti dell'Appennino. È un territorio pianeggiante, ma non solo, con delle leggere salite. Questo caratterizza proprio l'altopiano poirinese, l'altopiano di Poirino. Il territorio si sviluppa per 75 km quadrati ed è considerato il cuore del Pianalto, l'altopiano che congiunge Torino ai rilievi del Roero. Questa vasta superficie, fertile e lievemente ondulata, accolse numerosi insediamenti umani sin dalla più lontana antichità. Nonostante siano stati rinvenuti reperti archeologici d'epoca romana e longobarda, le origini del borgo sono censite con chiarezza solo a partire dall'epoca medievale. Poirino nasce circa nella metà del 200. Esistevano in questa zona dei ricetti rurali su feudi dei conti di Biandrate. Questo poggio naturale all'epoca venne chiamato Podium Varini da tal Varino, quindi da lì nasce Poirino. Fortificato nel 300, per ordine dei Savoia, Poirino fu il fulcro di un territorio aspramente conteso. Dell'originaria cinta muraria, distrutta nel 500, si conserva qualche traccia in corrispondenza della chiesetta gotica di San Sebastiano. Si tratta del plesso sacro più antico di Poirino e ha mantenuto quasi intatta l'originaria struttura medievale. Tra i monumenti più significativi si annovera la bella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, consacrata nel 1492. La facciata primitiva venne sostituita nel 1912 con quella attuale, dalle fattezze baroccheggianti e neoclassiche. Le nicchie laterali ospitano le statue di Sant'Antonio e di San Giuseppe, opere dello scultore poirinese Giovanni Antonio Stuardi. All'interno di questa chiesa è stato tumulato il bambino Silvio di Segna, per cui è in corso l'opera di beatificazione che attualmente è venerabile Silvio di Segna. Il più importante monumento civile, nonché simbolo del paese, è la torre campanaria. Fu costruita in soli 2 anni, dal 1777 al 1779, su disegno dell'architetto Giovanni Battista Feroggio. Con i suoi 59 metri svetta lungo il profilo del Pianalto. Campanile che tra l'altro è un raro esempio di torre campanaria staccata da un edificio religioso. La devozione popolare piemontese punteggia gli alti borghi di oratorie confraternite, un tempo vera spina dorsale dell'identità locale e caposaldo del mutuo soccorso. È ovvio che ogni plesso sacro concorreva per primeggiare in ricchezza e bellezza. La chiesa barocca, nota come Madonna dell'Ala, che sorge proprio di fronte alla chiesa parrocchiale, ospita un prezioso altare in legno dorato. La chiesa di Santa Croce, sede dell'omonima confraternita, venne fondata nel 400 e accoglie alcuni beni artistici di grande pregio. L'attuale chiesa è del 1716 ed è in stile impero e neoclassico. All'interno ci sono dei dipinti molto importanti dell'artista Amete, che sono stati all'inizio del Novecento ricercati dalla famiglia Savoia per appunto ricercare i propri antenati nei dipinti. All'interno della chiesa c'è un'acquasantiera che è del 1461 ed è un'acquasantiera originale ottagonale. Nel corso di una passeggiata per il centro, lungo il bel camminamento Marconi o tra i vicoli del centro storico, può capitare di imbattersi in alcuni monumenti molto particolari e fortemente identitari. Spiccano per originalità la Fontana della Giovinezza e il Monumento al Carabiniere, eretto in memoria del primo comandante dell'arma, Giuseppe Alessandro Taon di Revel, sepolto in una frazione di Poirino.
questo borgo ricco di storia e cultura fonda il proprio benessere su una secolare tradizione agricola e manifatturiera. Nel nostro territorio abbiamo diverse particolarità, una di queste sono le peschiere. Cosa sono? Molte volte la gente può immaginare che peschiere sia solo un termine sbagliato per dire pescherie. In realtà sono dei laghetti artificiali dove viene allevata la famosa tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino. Un prodotto unico al mondo e di antica tradizione, che negli ultimi anni è stato protagonista di una grande attività di promozione sostenuta da alcuni giovani produttori. Come azienda agricola abbiamo la denominazione di origine protetta, DOP, data al nostro comune nel 2008 e praticamente unica in Europa. Le tinche dorate vengono allevate libere in grandi vasche scavate nel terreno argilloso e si alimentano rigorosamente con mangimi no OGM, come certificato dal disciplinare. È una carne che assolutamente contiene tante proteine, sodio, ferro ed è molto molto consigliata per chi anche fa diete particolari. La colorazione della tinca è una colorazione giallo-dorato, proprio l'oro del Pianalto. Una menzione specifica, a testimonianza della cura posta in tutte le fasi della produzione, merita la descrizione del confezionamento e della commercializzazione. Le tinche vengono commercializzate come disciplinare prevede, perciò vengono pescate vive, messe in sacchetti con dell'acqua e addirittura vengono consegnate vive al consumatore finale, che possono essere ristoranti o comunque anche il consumatore privato. Un'altra eccellenza del territorio merita l'attenzione del degustatore. Le sabbie e le argille del Pianalto di Poirino compongono il terreno perfetto per la coltivazione di ottimi asparagi. Un terreno particolare, quello del Poirinese, quindi diverso da tutti gli altri territori della zona e un terreno più duro, più rigido. I nostri asparagi devono spaccarlo il terreno per uscire, perché è un mix di sabbia e di argilla. Quindi ovviamente è molto più faticoso mettere fuori la testolina, però hanno assolutamente una consistenza più aromatica e più gustosa. Un prodotto di grande qualità che trae origine da un sapere antico. L'asparago è diverso da tutti gli altri perché ha una caratteristica che può essere mangiato praticamente quasi interamente, se non per la parte più coriacea che è giusto in questa parte qua. Quindi qui ci sono qualcosa tipo come 30 diversi sali minerali e ovviamente tutti indispensabili proprio per il nostro corpo. Se le peschiere e le aziende agricole del territorio aprono volentieri le porte ai visitatori per illustrare le dinamiche di produzione rimaste inalterate negli ultimi secoli, è consigliato degustare le eccellenze locali approfittando dei molti eventi che punteggiano il calendario. Quest'anno abbiamo celebrato la 65esima edizione della Fiera dell'Asparago e della Tinca. La fiera nasce con il concorso di pittura. Il concorso di pittura è dedicato al pittore Paolo Gaidano. È una fiera molto importante, molto sentita dai poirinesi e non solo. A questo si aggiungono i concorsi dell'Asparago e della Tinca, eventi molto sentiti dai poirinesi che animano le vie del borgo sempre fitte di bancarelle e turisti. Se le molte associazioni attive sul territorio sono fondamentali per la buona riuscita dell'evento, la festa rappresenta un'ottima occasione per scoprire questo speciale lembo di Piemonte. Noi vi invitiamo a visitare il nostro Poirino perché con noi scoprirete davvero tante caratteristiche che in pochi minuti non si possono descrivere, ma invece visitando il paese si possono scoprire. Thank you.